Presidente. È volontà di questa amministrazione valorizzare le risorse archeologiche diffuse su tutto il territorio di Roma Capitale. In particolare con questo atto parliamo del fontanile di Pio IX, costruito nel 1866 dall'omonimo Papa, affinché allora la borgata Sant'Onofrio fosse approvvigionata di acqua, perché questa comunità si era costituita allora intorno alla chiesa del San Francesco d'Assisi e grazie alla realizzazione dell'architetto Antonio Sarti, esperto in idraulica, fu realizzato questa importantissima opera di ingegneria innovativa per allora. Questo fontanile si trova proprio sotto la via Trionfale. Fu scelta questa posizione allora per assicurare la giusta pressione idrica, però nel 1969 questa distanza fu ancora di più acuita, per cui il fontanile si trova ancora più nascosto dal passaggio di questa via ad alta viabilità. E di questo purtroppo negli ultimi anni, dal 1969, si è un po' persa la vista e molti cittadini insomma non sono a conoscenza insomma della sua esistenza. Per questo in una serie di incontri che abbiamo fatto sia in Commissione Cultura che in Commissione Turismo è emersa la volontà da parte del municipio di ripristinare, riqualificare quest'area e dare nuova visibilità all'acquedotto in un percorso che ne preveda il nuovo inserimento nel tessuto sociale attuale, anche ricordando che questo acquedotto fa parte insomma della via Francigena ed è un punto turistico culturale importantissimo insomma per quest'area territoriale. Quindi abbiamo reputata importante avviare una progettazione che potesse adottare una strategia finalizzata alla ristrutturazione, non solo alla ristrutturazione dell'acquedotto, alla ristrutturazione del sito acquisito da Roma Capitale perché donato dallo stesso Papa al municipio, ma bensì a una progettazione coordinata, partecipata con tutto il territorio e con l'amministrazione territoriale affinché proprio l'area potesse essere resa più accessibile e l'acquedotto più visibile, in modo tale che potesse essere riconosciuto anche tra i percorsi turistici con maggiore forza e visibilità. E quindi quello che chiediamo nella nuova variazione di bilancio è di stanziare dei fondi per avviare questa progettazione, come da richiesta anche del territorio del municipio. E per quanto possibile, cioè valorizzare anche l'acquedotto Traiano Paolo che insiste proprio su quest'area, anche questo di straordinario valore ingegneristico, e valutare insomma la possibilità di attuare un protocollo d'intesa con ACEA affinché sia resa accessibile anche sull'acquedotto Traiano Paolo che insiste su Roma, sull'area della città, la possibilità di effettuare sopralluoghi, di effettuare visite culturali, turistiche con la cittadinanza e con i turisti. Altro elemento importante è appunto che questi percorsi vengano valorizzati e pubblicizzati sul nostro sito di Roma Capitale e affinché la cittadinanza possa sempre conoscerli più approfonditamente, possa conoscere la nostra storia. Grazie Presidente, grazie a tutti i commissari. Grazie a lei consigliere, sono interventi in dichiarazione di voto sulla proposta.